Bentornati amici e amiche sul mio canale YouTube. Oggi parliamo di un tema da anni dibattuto, ovvero molti uomini alla fine del rapporto sessuale si chiedono e chiedono alla propria partner: ma hai raggiunto l'orgasmo? Beh, voglio dirvi di più, non sono solo gli uomini a farsi questa domanda, molte donne e molte delle mie pazienti mi chiedono: ma avrò raggiunto l'orgasmo? Cosa vuol dire avere un orgasmo? Questo succede perché molte donne e anche molti uomini non sanno quali sono le sensazioni che una donna prova durante il raggiungimento dell'orgasmo. Inoltre, spesso non si ha un buon contatto con il proprio corpo e con le proprie sensazioni, quindi è difficile stabilire se lo abbiamo raggiunto oppure no. E io che ci sto a fare qui? Io sono qui proprio per questo, per vedere insieme quali sono i sintomi e alcuni piccoli accorgimenti che possono aiutarvi a comprendere se avete o no raggiunto l'orgasmo. Bene, vediamoli insieme. La prima domanda da porti è: ho provato piacere? Bene, se la risposta è no, amica mia, non siamo arrivate all'orgasmo. Beh, su questo si può fare ben poco, se non, insomma, riprovarci la prossima volta. Ma se invece la risposta è sì, devi ricordarti una cosa importante, che l'obiettivo del piacere non è l'orgasmo, ma è il piacere stesso, quindi raggiungere il piacere. Per far questo dovrai essere curiosa di quello che succede tra la tua vagina e le tue labbra e il tuo clitoride, insomma, andare a sperimentare un po' cosa accade. Come abbiamo detto varie volte, la masturbazione è determinante per comprendere se abbiamo o non abbiamo raggiunto l'orgasmo. Questo perché ci permette di conoscere il nostro corpo e soprattutto di approfondire e sentire in maniera corretta le nostre sensazioni. Ma se sei curiosa ulteriormente, bene, ecco qui ti do qualche suggerimento per accorgertene, per comprendere se l'hai raggiunto. Naturalmente questo video non è rivolto solo alle amiche donne in ascolto, ma anche agli uomini, perché è importante per voi comprendere quando una donna ha raggiunto l'orgasmo e soprattutto magari aiutarla ad entrare maggiore in contatto con le proprie sensazioni. Bene, cominciamo. Il primo passaggio molto importante è ascolta il tuo corpo. Infatti, durante l'orgasmo cominciamo a sentire una serie di contrazioni nel pavimento pelvico. La sensazione che dovresti avere dovrebbe essere questa, quindi la stretta di un pugno e poi rilascio, stretta di un pugno e poi rilascio. Naturalmente è piacevole, non è doloroso. Anche il nostro corpo, il resto del corpo è tensione è molto più sensibile, quindi quando verrai toccata, sfiorata, naturalmente la tua sensibilità aumenterà. Aumenterà anche il battito cardiaco e comincerai ad avere o una piccola sudorazione, qualora appunto il tuo corpo necessiti di espellere dei liquidi, oppure sentirai un calore espandersi in tutto il corpo. Questo perché il tuo corpo ti sta ringraziando di aver raggiunto il piacere. Seconda azione da fare: dimenticati i film porno. Perché ogni orgasmo, ogni situazione, ogni donna è diversa e quindi non possiamo pensare di provare il piacere o immaginare che il piacere si esprima dentro di noi nel modo in cui vediamo nel film porno. Quindi fai pace con la possibilità che in una situazione avrai avuto un piacere più intenso e in un'altra situazione forse un piacere meno intenso, ma questo è fisiologico. Quindi ascolta bene quello che succede, ascolta il tuo piacere, accogli che delle volte si concretizza e delle volte non si concretizza e soprattutto se hai ancora desiderio ricomincia da capo. Terza azione:
Un altro elemento da tenere in considerazione è il post-piacere, il post-orgasmo, ovvero dovresti sentire il tuo corpo completamente rilassato, una sensazione di liberazione e di pace che ti fa sentire bene con te stessa, come se avessi appunto completato qualcosa. Questa situazione si chiama climax ed è un po' come andarsi a fare un bel weekend alle terme e tornare rilassati, ecco, simile. Inoltre voglio darti una notizia shock, quindi la vostra prima reazione sarà sicuramente shock per chi non lo sa, e cioè che ancora spesso purtroppo tendiamo a fare una distinzione tra orgasmo vaginale e orgasmo clitorideo. In merito a questo tema ci sono ancora delle contraddizioni. Tendenzialmente è il nostro clitoride che determina il piacere sia interno che esterno, perché il clitoride si espande anche all'interno ed è proprio la contrazione interna del clitoride che determina quello che viene definito orgasmo vaginale. Ma secondo alcune ultime ricerche è stata fatta un'analisi della stimolazione cerebrale di alcune donne durante la masturbazione. Ed è stato visto che in realtà se la stimolazione cosiddetta vaginale fosse legata al clitoride, le aree cerebrali che si andrebbero ad attivare nei due tipi di stimolazione sarebbero le stesse. Invece la ricerca ha dimostrato che si attivano aree sensoriali diverse. Quindi potremmo dire e potremmo affermare che l'orgasmo vaginale è veramente un orgasmo clitorideo sotto mentite spoglie? Voi cosa ne pensate? Inoltre, si può raggiungere un orgasmo vaginale senza penetrazione? No, amiche mie, e no, amici all'ascolto, perché un orgasmo interno è dato dalla penetrazione. Poi che questa penetrazione venga fatta con un pene, con un sex toys, con le dita, beh, questo vedetelo voi in base a cosa preferite e a cosa vi dà più piacere. Ma l'orgasmo interno necessita per forza della penetrazione. Bene, siamo alla fine di questo video, voglio sapere i vostri commenti in merito, cosa ne pensate, se veramente esiste questa distinzione tra orgasmo vaginale e clitorideo, se vi può essere stato utile il video per aiutare la vostra partner a comprendere se ha raggiunto l'orgasmo o se a voi, amiche all'ascolto, può essere utile seguire questi step per comprendere cosa state provando e che tipo di piacere. Scrivetelo, mi raccomando, qua sotto nei commenti. Se vi va, inoltre, mettete un bel mi piace a questo video e iscrivetevi al canale YouTube per rimanere aggiornati e aggiornate sui prossimi temi in uscita. Tratteremo tantissimi temi interessanti e stuzzicanti. Inoltre, se volete avere un aggiornamento quotidiano con me, potete seguirmi sui miei canali social, Facebook, Instagram e TikTok, dove mi trovate ogni giorno per confrontarci. Noi ci ritroviamo sempre qui per un prossimo video. Ciao!